Presidente, oggi si tiene il primo forum del legno arredo organizzato da Federlegno Arredo, una formula nuova che cerca di dare delle risposte a un momento sicuramente non facile, delle risposte alle nostre aziende. Qual è il suo giudizio e quali sono le aspettative da questa giornata? Ma la formula mi sembra molto indovinata, credo che sia un po' una replica anche di quello che avevamo già sperimentato a Firenze col filo verde, e il successo mi sembra, la partecipazione mi sembra molto buona, e il livello delle relazioni è decisamente notevole. Secondo me il messaggio che ne esce è che in periodi come questi, che sono difficili veramente per tutti, ogni tanto staccare per una giornata e togliersi dai problemi così contingenti, anche se il cellulare ogni 3 minuti ci riporta di nuovo su quei problemi lì, però staccare una giornata e vedere di guardare oltre, di condividere anche certe preoccupazioni, perché tutto sommato ci si trova tra colleghi anche per quello, insomma può avere un suo valore, è sempre una cosa simpatica. Poi siamo continuamente sollecitati dalla partecipazione a 1000 manifestazioni così, però queste nostre associative, per uno iscritto a Federlegno, dovrebbero essere dei momenti veramente prioritari. Lei ha parlato del filo verde, un filo verde che unisce Firenze a Milano e arriverà dove? Beh, quella frase, il filo verde continua, che è quella che a me piace tantissimo. Diciamo che il filo verde è stato, non è neanche l'inizio, era un momento importante di un percorso che stiamo facendo veramente da tanto tempo per cercare di trovare il bandolo della matassa. E la matassa è veramente molto ingarbugliata, soprattutto nei primi anelli della filiera. Per cui cominciamo ad avere le idee più chiare, l'entusiasmo c'è nonostante che veramente la situazione sia complicatissima, poi in Italia cosa c'è che non sia complicato, però iniziamo a capire chi possono essere gli interlocutori, come dobbiamo comportarci. Prima lavoravamo su molti fronti perché effettivamente era difficile anche mettere a fuoco in questo groviglio di competenze, di problematiche, però adesso abbiamo trovato le priorità. E insomma ci vorrà ancora molta pazienza, però vedo che stiamo anche incontrando un mucchio di personaggi, consulenti, altre associazioni simili a noi che hanno delle energie positive e delle capacità di elaborazione molto molto forti, e quindi questo lavoro di gruppo, che poi altro slogan, la forza è un gioco di squadra, insomma è una cosa che vogliamo portare avanti con convinzione, e penso che pian piano qualche risultato c'è da là. Poi, come dicevamo stamattina, noi abbiamo il bosco dalla nostra parte, perché il bosco continua a crescere, a incrementarsi, e a un certo punto o ci cade in testa o approcciamo e cominciamo a gestirlo in modo corretto. Quindi il tempo gioca in ogni caso a nostro favore.